Io definisco un grado di riempimento qui che ha a che fare con il livello dell'acqua che nelle condizioni di progetto viene raggiunta dal mio sistema. E per descrivere il grado di riempimento uso quest'angolo al centro teta. Adesso non mi ricordo in verità se è questo, ma più presumibilmente è questo. Devo controllare uno dei due. Il grado di riempimento è il rapporto tra questa y qui, questa y e il diametro del tubo tra questo e questo, quindi il grado di riempimento è uguale a y diviso d e questo grado di riempimento è quello che io fisso da condizioni di progetto ad essere pari a un numero compreso tra 0,7 e 0,8. Nella lezione corrispondente avevo definito tutte le relazioni tra il grado di riempimento e quest'angolo al centro che ho disegnato e in particolare le relazioni sono queste che vedete disegnate sotto, cioè la g di teta è 0,5 mezzo per 1 meno il coseno di teta mezzi e la teta di g è l'inversa, che difatti qui vedete l'arco coseno di 1 meno 2g. Se eseguite, definite queste funzioni, dopodiché si tratta di disegnare come varia g, con come varia quindi il grado di riempimento con l'angolo al centro. Qui non ho fatto altro che definire come varia g con l'angolo al centro. In particolare ho usato il comando che, questo comando, le importazioni le avete tutte chiare. Ho importato NumPy perché mi serve l'inspace, ho importato Matplotlib e l'ho messo in line, in particolare di Matplotlib ho importato PLT. Questo non ho usato l'inspace, ho usato arrange, vabbè, pertanto è simile all'inspace come comando, solo che qui mi sono calcolato, ha delle funzioni leggermente diverse che mi permette di calcolare la scissa fra 0 e 2 pi greca, sempre 100 punti compresi fra 0 e 2 pi greca. Poi uso sempre i pandas come base di lavoro, mi riconduco sempre al caso di usare i pandas e in particolare io costruisco, noi siamo soliti usare i data frame, però c'è un data frame particolare, quello di una sola colonna che si chiama series, perché è una serie in qualche modo una serie temporale e il comando un po' da capire in questo caso è questo gdx, list map gdx. La g che cos'è? La g è la funzione che assegnato l'angolo, che in questo caso è chiamato x, mi calcola il grado di riempimento. Entro con l'angolo teta, quello che vedete là, e esco con il valore di g. Il grado di riempimento però qui lo calcolo su che cosa? Voglio disegnare tutti i gradi di riempimento per tutti gli angoli compresi tra 0 e 2 pi greco. Quindi li devo applicare, in effetti qui mi sono generato questo vettore tra 0 e 2, con 100 punti tra 0 e 2 pi greco. Dopo, per esempio, nell'ora precedente, quando avevo usato, mi ero trovato nel caso di una situazione di questo genere, avevo usato il ciclo for per costruirmi il vettore. Invece qui uso un altro comando che si chiama map. Questa funzione map prende g e la applica ad ogni elemento singolare di x che è visto come iteratore. Il codice molto più compatto. In realtà questo comando map non produce un risultato esplicito, ma viene calcolato solo quando io lo forzo a restituire dei risultati. Se vi ricordate, era la differenza fra un iteratore e un vettore.
L'interatore viene calcolato solo quando è forzato ad essere calcolato. E in questo caso per forzarlo devo aggiungerci il comando list che la trasforma in una lista. L'indice l'ho chiamato x. Questo punto eseguo, poi il solito, questo qua è il solito comando di plot sui dati che ho ottenuto, e questo è l'andamento della G con l'angolo in radianti. Benissimo. Cosa mi serve questa roba qua? E adesso devo anche inverto l'operazione e mi calcolo esattamente questa curva rovesciando la x e la teta, perché io qui entrerò con un grado di riempimento, per esempio qui posso entrare con un grado di riempimento 0,75 e venire fuori con l'angolo che è 4 in radianti. Poi mi calcolo tutte le altre grandezze idrauliche di cui ho bisogno per fare i miei punti. Se vi ricordate, la teoria adesso vi è ancora oscura, ma vi ricordo che questa è sicuramente una delle domande a cui dovete rispondere tra 15 giorni. Quindi è il momento anche di ricordarla. Cioè, qui in funzione di quell'angolo al centro posso calcolarmi il perimetro bagnato e la sezione bagnata. E le espressioni qui le ho definite, questo è un ottavo di mezzi teta, che è l'angolo al centro, meno il sen teta, e questo mi dà che cosa? Omega, che di solito è l'area bagnata. E poi l'andamento dell'area bagnata, questo è tutto per disegnare l'andamento dell'area bagnata. Come varia l'area bagnata quando l'angolo teta varia tra 0 e 2 pi greco. Dopo qua dovrebbe tendere a 1, per dire la verità. Però effettivamente c'è qualcosa da che non mi torna. Va bene, facciamo finta che io non me ne sia accorto, perché voi non me ne sareste mai accorti. Il perimetro bagnato P è una funzione di che cosa? Del diametro del tubo e dell'angolo teta, in particolare teta per di mezzi. Il raggio idraulico, di nuovo, è una funzione di teta del diametro del tubo ed è di quarti per 1 meno il sen teta diviso teta. A questo punto anche vado a disegnare come varia il perimetro bagnato con teta, e deve variare in modo lineare, come in effetti risulta. Questa è una retta e passa per l'origine. Ma a volte, mentre si fanno tutti questi calcoli presi dalla complessità dello strumento con il quale si fanno, non si osserva che i risultati poi magari sono banali, no? Cioè, ovviamente erano scritti in quello che... Il raggio idraulico invece che cos'è? Il raggio idraulico è 2 pi greco meno 4 pi... qui è il raggio idraulico in alcune situazioni particolari. Quindi sono andato a calcolare alcune situazioni relative al raggio idraulico in particolare. Naturalmente volevo calcolare il raggio idraulico di 2 pi greco avendo diametro uguale a 1. E in questo caso il raggio idraulico, sappiamo tutti, è un risultato teorico che conosciamo tutti, deve essere uguale a un quarto del diametro. E difatti qui l'ho calcolato a mano facendo tutti i conti, applicando quella strategia che vi avevo enunciato prima, cioè di
separare tutti i calcoli ad uno, almeno in un caso particolare, per vedere di ottenere dei risultati controllati, e poi l'ho calcolato con la funzione che ho definito sopra e mi dà lo stesso risultato. Quindi questo, se volete, è un controllo indipendente di questa roba qua. A questo punto quello che voglio disegnare è il raggio idraulico in funzione di teta. E l'andamento del raggio idraulico in funzione di teta lo vedete disegnato qui. Quindi abbiamo disegnato il perimetro bagnato, il raggio idraulico e la sezione bagnata in funzione di teta. Ci siamo calcolati tutte le grandezze, non solo le formule ma anche i numeri. A questo punto abbiamo tutte le nostre indicazioni per invertire per invertire la formula che ci dà gli elementi che non conosciamo. Difatti, voi vi ricordate che a questo punto noi Qmax lo conosciamo dai calcoli che abbiamo fatto nell'ora precedente. K con S è un elemento dato dal costruttore in funzione del tipo di tubazioni che noi abbiamo scelto. Omega è il raggio idraulico che abbiamo visto sopra che cos'è. Scusate, omega è la sezione bagnata, RH è il raggio idraulico, I con F è la pendenza del fondo. Invertite questa formula una volta che si siano sostituite in omega e in RH le loro espressioni, si ottiene questa formula qua, che può sembrare molto complessa, ma in realtà non lo è. Cioè, complessa da ricordare, voglio dire. Però è una formula in cui entro con delle quantità che io conosco, tutte quante, e questa B invece è solo un elemento di conversione delle coordinate, e esco con il diametro. Una volta che sono uscito con il diametro, cioè, qui teta lo ottengo da questa formula che avevo già definito prima, in cui entro con il grado di riempimento di progetto, entro qui dentro con i valori, ottengo tutta la parte fra parentesi quadre e mi esco con il diametro. Allora adesso devo definire questa funzione diametro, che è quello che faccio qua. Diametro, che è funzione di cosa? Della portata massima, del K con S, della pendenza del fondo e del grado di riempimento. Scrivere queste funzioni è molto utile perché fa ricordare da che cosa dipende che cosa, perché mentre scriviamo le formule matematiche poi dico ma questo è un parametro, ma questa è una cosa, invece quando le devo calcolare devo per forza metterci dentro tutti gli ingredienti che devo fare per fare la torta. Se non metto lo zucchero, la torta non viene zuccherata. E se non l'ho messo, naturalmente non è necessario che lo metta io, può averlo messo qualcun altro nel preparato, che io le torte le faccio nel preparato, no? Qualcun altro lo deve aver messo per noi. E questa roba qua, questo fattore qua, è quel fattore B che vedevate qua davanti, che è esattamente uguale a B per 2/13, cioè 2 alla 13 terzi elevato ancora alla 3 ottavi per B mi dà sto fattore che poi devo mettere davanti, e vabbè, che ho calcolato a prescindere, e questa è la formula di tutto. Questa è la funzione che mi calcola il diametro. Di faccio qui, faccio un diametro, faccio il calcolo di un diametro dove ho un metro cubo 1000 litri al secondo. In questo sì, perché ha dato in litri al secondo e qui non l'ho scritto, ma vabbè, andrebbe scritto, dopo lo scriverò e correggerò. 90 è il coefficiente di Gauckler-Strickler. Qual è l'unità di misura del coefficiente di Gauckler-Strickler? Quali sono? Sono metri alla un terzo, sono legate a qui. Questo coefficiente qua, se fate il calcolo qui, il raggio idraulico è in metri alla 2/3, la pendenza del fondo è dimensionale, quindi affinché questo sia metri cubi al secondo, omega è una sezione bagnata, la sezione bagnata, quindi è in metri quadri,
questo è metri alla due terzi, metri quadri, quindi alla due terzi, insomma fate il conto degli, degli esponenti e vi viene quello che deve essere capo con S. E a questo punto però voglio calcolarmi il diametro in cui, beh, K con S, queste tre variabili qua sono in qualche modo fissate, no? Dalle caratteristiche dei tubi e da altre caratteristiche che io ho fissato a priori, mentre viceversa la portata qui, sono curioso e voglio vedere come al variare della portata di uscita mi può variare il diametro, tenuti costanti gli altri elementi. Allora vi vado a definire una funzione in cui questi elementi sono costanti e la x varia. Questo punto solita, solito sistema, mi vado a calcolare un data frame, in questo caso una serie con i vari diametri, per esempio qui vedete che in funzione della, qui vedete solo una piccola parte, della portata che esce fino a 2 metri cubi, come varia il diametro, quindi varia fra 1 metro e 1,3 metri, tra 1 metro cubo, questo è il diametro di 1 metro cubo, di portata, di 1 metro cubo al secondo, e questo è il diametro di 2 metri cubi al secondo. Varia del 30% solo il diametro interno, 40% se vogliamo, per essere più vicini alla realtà. E via di questo passo, a questo punto qui disegno i diametri contro il nostro sistema e posso fare un abaco con un sistema di diametri di questo tipo in cui in realtà posso vedere che queste condizioni sono abbastanza generali. Se io per esempio metto tutti i tubi dello stesso tipo, tengo la pendenza all'1%, all'1 per 1000, come ho fatto qui dentro, il K con S è il grado di riempimento a 0,75, posso costruire una serie di abachi di questo tipo e poi entrare con la portata massima che ottengo dal notebook precedente, avere un'idea di qual è il diametro che devo mettere come predimensionamento nel mio tubo di testa. Una volta che ho il diametro, però, il diametro è che esce da questa formula qua, è un diametro non intero, non il diametro di commerciale. Per il diametro commerciale devo fare riferimento ai diametri commerciali che sono disponibili e per esempio di solito quello che si fa è si approssima al diametro commerciale più grande, immediatamente più grande. Ne consegue quindi che tutte le variabili che entrano nel calcolo che abbiamo visto precedentemente risultano un po' cambiate, in particolare quello che risulta cambiato è il grado di riempimento, perché se aumento il diametro diminuisce il grado di riempimento, la pendenza rimane lì, ma quella che diminuirà in funzione della pendenza e viceversa è lo sforzo tangenziale al fondo, che sfortunatamente aumentando il diametro diminuisce e quindi potrei avere uno sforzo tangenziale al fondo inferiore alle condizioni di autopulizia che sono un requisito di progetto. Detto questo, comunque, di questa formula, diciamo, in cui questa volta il diametro è noto, sempre la solita formula di prima, rigirata, ma sul metro di destra ha tutte quantità che sono note, perché la portata massima è nota, la pendenza è nota, il Ks è noto, il B è il coefficiente che trasforma in trasformazione delle coordinate, il D è il diametro, questa volta quello commerciale che ho inserito, e 2 alla 13 terzi è questa cosa qua. E posso ricalcolarmi attraverso questa formula il grado di riempimento. Però, di nuovo, questa è un'equazione non lineare. Allora, come possiamo fare? Possiamo fare esattamente come abbiamo fatto prima, cioè mi vado
a definire una funzione che mi calcola il membro di sinistra, quello che dipende da teta, che è questo, e una funzione che mi calcola il membro di destra, che è questo qua, in funzione delle variabili che entrano nel membro di destra, in particolare t, la portata, il diametro, la portata massima, la pendenza e k con s. Se quello che posso fare a questo punto è di andare a calcolare Q1 in funzione di teta, per esempio Q1 in funzione di teta, e poi G1 in funzione di teta e poi G2 in funzione di teta, e vedere dove si incrociano e applicare una tecnica ad occhio come quella di prima per risolvere il sistema non lineare. E questo è quello che faccio qui. Quindi mi ho disegnato G1, come vedete G1 è un po' sfortunata come curva perché qui ha un massimo, qui corrisponde a un grado di riempimento di pari di 0,912 qualcosa del genere, che voi sicuramente avete nel vostro libro di meccanica dei fluidi. Però per questo valore di, per grado di riempimento superiore a questo, ci sono due valori di G1 che corrispondono quindi a due teta diversi, a due gradi di riempimento diversi, e quindi la funzione, questa funzione non sarebbe invertibile di per sé, ma noi la calcoliamo tra qui e qui, la prendiamo solo nel primo braccio. Quindi, quindi qui definisco la mia funzione di sinistra, la mia funzione di destra, e in particolare qui la funzione di destra noi la conosciamo tutta, conosciamo tutti i termini, quindi posso calcolare la mia funzione di destra, che ho chiamato g con 2, sui valori, in particolare qui ho assunto un metro cubo, che mi passasse un metro cubo, che il k con s fosse 90, che la pendenza fosse l'1 per 1000, e che adesso mi ricordo più cosa sia G2, questo, no scusate, che il tubo fosse, il diametro fosse 1 metro e la portata fosse 760 litri al secondo. A questo punto disegno qui le due curve insieme. La cosa che in particolare la seconda curva la faccio assumere un valore costante, che è quello che io desidero, e vedo che qui l'intercetta è solo in questo punto qua. Questo punto qua cade fra 3,5 e 4,5, e quindi qui mi vado a separare nel mio data frame che mi ero calcolato prima, esattamente qui, mi vado a visualizzare i valori tra 3,5 e 4,5. Quello che a me interessa è laddove c'è il valore 5,38 e 13. Quando, cioè, quando in realtà il valore della colonna di destra è più vicino a quello del valore della colonna di sinistra, ed è questo 3,99 5,575. Che cos'è questo 3,99 5,575? È il valore di teta che corrisponde al punto di incrocio delle due curve. Quindi il nostro angolo praticamente è compreso, comunque compreso fra questi due valori di gradi irradianti di teta, da cui mi ricalco il grado di riempimento che credevo, che qui calcolo qui. Il grado di riempimento quindi è, ricostruisco il vettore con i due numeri, applico G ai due numeri di teta, e questo mi dà un intervallo per il grado di riempimento compreso tra 0,71 e 0,72. E questo completa tutte le informazioni di cui io ho bisogno per determinare tutto quello che si vuole sapere su in predimensionamento dei tubi di testa. Quindi dimensiono tutti i tubi di testa in questo modo qua, poi a valle
in realtà potrei applicare una cosa un po' più complessa, cioè potrei dire, beh, avvale intanto come primo predimensionamento, sapendo che io devo sovradimensionare comunque i tubi, è meglio che li sovradimensioni intanto in questo momento, posso dire, beh, posso prendere tutte le aree come separate e sommare le loro portate e poi di applicare questa, però lì li sovradimensiono di parecchio, eh. Però poi semplicemente la somma delle portate massime mi può dare un'idea di un primo elemento di sovradimensionamento. Dopodiché faccio girare swim. Faccio girare swim come faccio girare swim cercando la massima portata. Questo è un altro capitolo che vediamo venerdì. Poi venerdì anche controlliamo le vostre esercitazioni un po', se voi andate avanti. Qual era la domanda? Bene, domande? Dubbi? Uccisi perché vi dovete scrivere 4 righe di codice in Python? Vabbè.